Allora, amici di Dell, si è appena conclusa la conferenza stampa di HTC e abbiamo la possibilità di giocare un po' con i prodotti. Questo è il nuovo HTC Desire HD. HD perché lo schermo è veramente di dimensioni importanti, stiamo parlando di 4.3 pollici, è stato un display LCD e quindi non più OLED come i modelli precedenti. Detto questo, si tratta di uno smartphone molto sottile, un corpo unibody, fotocamera da 8 megapixel che registra video anche in HD e doppio flash LED, c'è la funzione di riconoscimento automatico dei volti, quindi come se fosse una normale fotocamera. Sezione audio più curata con SRS True Surround e Dolby Mobile per garantire un effetto surround virtuale. Nuova interfaccia HTC Sense che, come vediamo, è abbastanza simile in realtà a quella precedente, ma introduce alcune importanti novità. In particolare il widget della posta, che adesso qui non vediamo perché non è configurato, consente di gestire tutte le account di posta configurate in un unico punto. C'è una nuova funzione multitasking, vediamo, simile a quella dell'iPhone, tutte le applicazioni già aperte sono disponibili in questo menu, quello che prima era normale barra. Il display non conosciamo ancora la risoluzione, visto che la conferenza stampa si è conclusa da poco e non ci hanno ancora fornito tutti i dettagli tecnici, su cui torneremo magari in un secondo momento, ma la definizione vi assicuro che è elevatissima nel display. L'interfaccia è veramente reattiva, fluidissima, come quella insomma di uno di può essere uno dei migliori smartphone in circolazione. Vediamo anche qui la reattività, andiamo a vedere il browser. Proviamo naturalmente ad aprire D-Day. Ovviamente qui la rete è congestionata, quindi insomma ci vorrà un po' di tempo. Ecco, questa non è una buona impressione, in qualche modo si è bloccato a prendere la nostra pagina. Ok, abbiamo preso in mano un altro HTC Desire HD, visto che l'altro si era incriccato, e riproviamo ad aprire il browser. 512 RAM. Have to fix a little software because it's caso ancora caricando. These are not finished stop. They're not finished devices. Not finished device. Volete flash? You said that in one month you are going to sell it. Yeah. Are you going to fix it in 30 days? Yeah. Okay. Let's see. Voilà. Vediamo nonostante che la presenza dei contenuti flash, in effetti il browser è molto molto veloce. Vediamo l'animazione flash che va. Proviamo la velocità del processore, è veramente notevole. Sì, l'unica perplessità di questo nuovo terminale rimane la dimensione dello schermo, che è veramente, insomma, è bellissimo per leggere probabilmente con l'applicazione di ebook, ma insomma, come terminale da tenere in tasca è un po' forse, diciamo, estremo, ecco. Questa invece è l'HTC Desire Z, che ha un aspetto molto simile all'HTC Desire, con la differenza che si tratta di uno smartphone slider, ovvero voilà, c'è una tastiera full QWERTY appena sotto. Il meccanismo di apertura della tastiera è veramente fluido, molto maneggevole. A scatto, vediamo, il display si alza in questo modo e ritorna subito piatto per un maggior comfort sulle mani. Ok, qui vediamo che la fluidità non è perfetta, ma trattandosi di modelli che praticamente sono stati toccati un po' da tutti e qua ci sono centinaia di persone, insomma non dovremmo stupirci più di tanto. In ogni caso la sensazione è quella di un ottimo smartphone, veloce, vediamo la fluidità dell'interfaccia.
vediamo anche qui la nuova gestione del multitask con tutte le applicazioni aperte. Passiamo al browser. Maps. Vediamo come consuetudine ad aprire D-Day. Vediamo che sta caricando i componenti flash. Ovviamente sta parlando di terminali Android 2.2. Lo status bar. Questo è reso conto nel nostro reportage in diretta che insomma, ha subito un po' i contrattempi della rete qui della location, come vediamo non è rapidissima. E nel caso, vabbè, questo è il browser, ma a parte questo dobbiamo dire che si tratta di uno smartphone maneggevole, certamente più maneggevole e certamente più tascabile del HTC Desire HD, che forse i materiali, ecco, nonostante quello che ho detto durante la presentazione, appaiono un po' più plasticosi rispetto a quello che erano il Desire e l'HTC Legend, ma dobbiamo dire che la sensazione tastiera è veramente ottima, i tasti separati, ben rifiniti. Vediamo qua bene la tastiera, vedete proprio come è forse il fiore all'occhiello di questo smartphone è proprio questa tastiera. Adesso sono anche belli grandi, spaziosi. Insomma, veramente ben fatto questo punto di vista. Per il resto veramente la formula è quella vincente della HTC Desire.